Secondo me là non è un caso per quello che riguarda il rapporto di Berlusconi con queste signore e signorine, non ci stanno casi di prostituzione, ci stanno casi di amicizie, diciamo così, variegate, sulla cui opportunità si può discutere perché poi si è esposta a questo attacco, ma e tantomeno c'è sfruttamento della prostituzione. Che però voglio l'immagine coinvolge altre persone vicine a Berlusconi, anche, dove c'è il favoreggiamento di prostituzione, no? L'inchiesta una parte si occupa di questo. Io contesto questo fatto, tipo di rapporto che Berlusconi aveva con queste persone era un tipo di rapporto che non era un tipo di rapporto basato sulla prostituzione, ma voglio affrontare un altro problema. Perché sul terreno dell'analisi della vita privata, se fossero stati sottoposti a questo tipo di trattamento, che ha implicato delle intercettazioni che poi hanno riguardato certamente anche Berlusconi, anche se non vengono esibite perché lui è parlamentare, oltre che presidente del Consiglio e così via, beh, sarebbero stati massacrati Mitterrand e Kennedy. Kennedy aveva, risulta, notoriamente che aveva una vita privata assolutamente trasgressiva. Nessuno gli ha rotto le scatole, nessuno è andato a intercettarlo, nessuno è andato a pubblicare il testo dei suoi colloqui intimi con Marilyn Monroe. Se ci mette su questo terreno, vedrete che poi si andrà fino al punto che verranno, visti anche i mezzi, che oramai ci stanno i telefonini, anche se uno va a spasso, incontra una persona di sesso diverso e così via, andremo a finire sui giornali dicendo che sono amanti, che sono che mettono in torno ai rispettivi, nel vostro documento si legge che la procura di Milano è ormai come una sorta di avanguardia politica rivoluzionaria. Esatto. È un po' forte, no, come definizione. È il minimo che si possa dire rispetto ad una situazione che non è di oggi. Cioè Berlusconi è sotto attacco giudiziario dal 1994, quindi è un caso politico, non è una vicenda privata sua, ha avuto 500 almeno perquisizioni, 1000 magistrati bene o male si sono occupati in varie fasi di lui, ci sono state 100 circa procedimenti. Certo. Questo attacco alla Procura di Milano, peraltro a datare dal 1994, è francamente insensato. Dal 94 a oggi sono cambiati i vertici, sono cambiati i pubblici ministeri, sono cambiati i giudici delle indagini preliminari. Quello che non cambia è il fatto che ci sia un attacco continuo ad un ufficio giudiziario. Io credo che questo fatto abbia anche una carica di irresponsabilità, visto che è portata da chi avrebbe la responsabilità del Paese invece, gravissimo, e mi chiedo come si possa valutare tutto questo se non come lo spasmo finale di un potere che non ha nessuna intenzione di cedere le armi. Non c'è nessuno spasmo. C'è la difesa di chi ha vinto le elezioni e che viene e che si cerca di farlo cadere con un'azione giudiziaria. Aggiungo anche un altro dato, che una delle cause, una delle ragioni di questa radicalizzazione dello scontro sta purtroppo proprio nel Partito Democratico, che non è un partito socialdemocratico riformista uscito dal comunismo, ma ha avuto uno sbocco giustizialista e quindi ha un rapporto strettissimo con questo settore dei magistrati e pensa che in questo modo, non riuscendo ad avere la maggioranza, riesce ad ottenere il risultato politico di far cadere Berlusconi e di far cadere questa maggioranza. Io credo che non ci riuscirà,
ma io credo anche che il Partito Democratico debba... Quindi loro fanno parte anche loro di questa avanguardia politica rivoluzionaria, come la procura? Usano e vengono usati da essa. Onorevole Finocchiaro, una serie di diciamo accuse piuttosto serie nei vostri confronti. È la solita propaganda, solo che anche la propaganda è ormai usurata e secondo me non ci crede più nessuno. Al di là del fatto che sul presidente Berlusconi ci siano delle indagini o delle iniziative della magistratura, secondo me il presidente Berlusconi e questo governo devono andare a casa perché non sono stati in nessun modo all'altezza della situazione e questo paese sta andando al macero. Voglio poi ricordargli che in tutte le democrazie del mondo, in particolare nelle democrazie occidentali, il principio di uguaglianza di fronte alla legge di tutti i soggetti non viene scalfito dal fatto che qualcuno sia stato eletto e qualcun altro no. Cioè avviene che nei confronti di Berlusconi da molti anni, dal 1994, è concentrata un'azione giudiziaria che si connette ad un'azione politica. Questo che avviene l'ha fatto soltanto governare comunque per 9 anni. Non ci ho mai interrotto e io propongo che non ci interrompiamo in modo preciso le rispettive posizioni. Solo in Italia avviene questo tipo di azione per far cadere una maggioranza. Lo si è cominciato nel 94 quando un avviso di comparizione a Berlusconi non arrivò tramite la polizia giudiziaria, ma arrivò tramite il Corriere della Sera, quindi c'è stata sempre un'azione mediatica che accompagnava questa azione giudiziaria. Noi non abbiamo un partito socialdemocratico e riformista uscito dalla crisi del comunismo, ma invece c'è una deriva giustizialista, che si collega con un pezzo di magistratura che reputa di poter attraverso l'azione della giurisdizione fare un'azione che trasforma qualitativamente il sistema economico e sociale e il sistema politico. Questa è la tragedia dell'Italia. È avvenuta un'operazione per cui c'è stata un'intercettazione sistematica di tutta la vita privata di Berlusconi, con la conseguenza, fra l'altro, di criminalizzare, di mettere in una situazione assolutamente insostenibile tante ragazze che vengono definite in un modo puttane, prostitute e così via, e noi non sappiamo assolutamente che cosa sono, come sono e così via. Quindi c'è stata una deviazione, la mia valutazione è che prima si sono occupati, hanno attaccato Berlusconi sul terreno della corruzione e non sono riusciti a buttarlo giù. Poi hanno provato a mettergli in conto la mafia, addirittura gli attentati del 92, 93, 94 e anche questo non ha funzionato, dopodiché si sono concentrati sulla sua vita privata e in un modo che sta, secondo me, imbarbarendo tutta la vita italiana e le conseguenze di questo oggi vanno addosso a Berlusconi, domani andranno addosso ad altri, perché quando ci si comincia a occupare della vita privata delle persone, quando vengono pubblicate intercettazioni che non hanno nulla a che fare con vicende penali, un mandato di comparizione in genere di 3 cartelle, la magistratura di Milano ha mandato in due occasioni ha mandato un malloppo di 390 pagine, e la seconda volta di 220, ebbene, questo non perché là ci fossero mille cose penali, ma per un effetto assolutamente mediatico. Ecco, vogliamo anche però ricordare che nei vari procedimenti c'erano altre procure, non solo quella di Milano, quando lei ha fatto riferimento a quello per mafia, le accuse, quindi sono tante, sarebbero tante allora le procure. E poi vogliamo anche ricordare che c'è un'inchiesta in corso per 2 reati, no? Concussione e prostituzione minorile. Solo per ricordarlo. Secondo lei, senatrice Finocchiaro, di chi sono le responsabilità della vicenda Ruby? Guardi, a parte il fatto che le intercettazioni di cui parla Cicchitto non ce n'è una ovviamente che abbia intercettato conversazioni del presidente Berlusconi, perché altrimenti sarebbe stato molto grave. Voglio ricordare che loro sono la forza politica che all'inizio della legislatura avevano presentato una proposta di legge per la punizione della prostituzione e per la punizione dei clienti delle prostitute, di cui adesso non parlano più. Io dico, essendomi battuta per questo, anche in contrasto a questa posizione, che ciascuna è libera
di esercitare come vuole la prostituzione, se ritiene di farlo, liberamente. Qui stiamo ragionando, mi pare di capire da quell'idea che mi sono fatta dalle intercettazioni telefoniche, di un'altra questione, dello sfruttamento della prostituzione, che è sempre stato punito nel nostro ordinamento ed era punito anche nella legge Merlin, che è ancora vigente. Si sta imbarbarendo la vita italiana? Sicuramente, ma è imbarbarimento della vita italiana il fatto che accadano queste cose, o è imbarbarimento della vita italiana il fatto che si indaghi su questo? Francamente non lo so. Quanto alla divisione tra pubblico e privato, voglio ricordare che il primo a rompere questa separazione tradizionale della nostra vita politica è stato esattamente il presidente Berlusconi. Penso che tutti gli italiani ricorderanno quella famosa rivista che arrivò nella casa di tutti gli italiani, credo nel periodo di governo, sui 9 anni in cui ha governato, 94-96, nella quale il presidente Berlusconi, che peraltro ha fatto della propria fisicità e del proprio corpo un elemento nuovo della vita politica italiana, raccontava anche le sue vicende privatissime, personali e familiari. Quando si usa questo strumento bisogna stare molto attenti, appunto, perché altrimenti nella vita politica si ha una innovazione, che è quella di mescolare pubblico e privato. Ma a noi questo interessa, e finisco, rapida, solo perché queste vicende ci mostrano purtroppo un Presidente del Consiglio che può essere oggetto continuo di ricatti da parte di persone che in maniera del tutto incontrollata hanno frequentato le sue abitazioni e la sua persona. Voglio dire, se non ci fosse stata questa operazione per cui sono state pubblicate tutte queste intercettazioni, che tra l'altro massacrano queste ragazze, perché qua c'è un grande femminismo di ritorno, queste vengono mandate ad bestias, non ci sarebbe stato nessun pericolo per la sicurezza dello Stato, perché si trattava di intrattenimenti che comunque non avevano nessuna ricaduta di carattere pericoloso. E che qua si sta, siccome il dato penale non c'è la concussione, non c'è lo sfruttamento della prostituzione, secondo, e così via, a mio voi. Avviso, allora si cavalca la tigre di una operazione basata sulla morbosità e su un bacchettonismo di ritorno che caratterizza, la sinistra, paradossalmente. Eravate trasgressive nel 68, diventate bacchettone oggi pur di poter andare addosso a Berlusconi. Questo è anche allora, il senso della manifestazione che farete, il 13 di settembre, il 13 di febbraio. Questo è il paradosso. Allora aspetta che chiediamo subito alla senatrice. Allora la fate pure voi propaganda, No, peccato che io ho ancora date di fatto. Siete voi che volete punire la prostituzione. La vostra propaganda è accompagnata da atti giudiziari. La nostra, no. Di difesa della libertà delle donne di disporre del proprio corpo. Anche, ma la volete punire? Disegno di legge Garfagna. Sta in Parlamento depositato. Ma di che parli, Scicchitto? Sì, figurarsi. Abbiamo una vasta rappresentanza femminile. Ma che c'entra? Abbiamo nel Parlamento, l'abbiamo portata in Parlamento, e abbiamo rispetto alle donne una posizione che non è certamente quella che criminalizza alcune, ma non perché ve ne interessa niente, per poter criminalizzare Berlusconi. Lo sappiamo benissimo che l'operazione lega è questa qua, ed stato, è quella di concentrare il fuoco sulla vita privata, con conseguenze barbariche. Va bene, questi sono due punti di vista, ma insomma intanto ricordiamo che c'è questa inchiesta in corso.